tagliare piccolo implica un... cioè educhi il tuo stesso sguardo, no? Cioè gli dai... pari a vedere un po' di più. In questo di più, a parte tutto l'idea di tempo geologico che emerge da una pietra. E poi il taglio piccolo a me mi ha permesso di capire che una pietra che apparentemente è bianca, in realtà ha una quantità di sfumature diverse, ma così tante, che poi andando a tagliare piccolo, io cioè, sono riuscito pure nel tempo a dire di questo pezzo di pietra riesco a ricavare 3-4 sfumature diverse, con le quali poi a livello di proprio formale, cioè riuscire ad emulare un chiaroscuro con quello che apparentemente è un unico colore. Così vasta da poter descrivere qualsiasi cosa, e la pietra si porta, cioè quel mistero in cui ciò che viene descritto cioè, diventa leggibile, perché comunque trovi il contrasto, trovi un colore, cioè una variazione più scura rispetto a un'altra, ed è come se, a me mi piace pensare che dentro lo stesso frammento di pietra si possano descrivere veramente tutto la realtà, ho tutti i volti, tutti gli occhi, ma è una questione anche di combinazione, ma lì dentro ci siano potenzialmente, cioè, gli occhi di tutti noi. Io parto, cioè, il micromosaico, parto con la pupilla, cioè quello è l'inizio del lavoro, e là c'è un processo per cui attraverso degli andamenti, cioè spiraliformi e apparentemente caotici, ma comunque c'è un ordine. Questa pupilla diventa occhio e poi pian piano c'è il bisogno, cioè quel lasciarsi andare in cui cioè, lo stesso andamento poi ti porta anche a percepire degli equilibri per cui il frammento o il pezzo grande cioè, entra, e poi quello che ha il rispetto a un segno pittorico, per dire, no? In cui una gestualità immediata, questo tipo di composizione cioè, mi permette a me di darmi il tempo di capire, di decantare e capire se quella possibilità è giusta, nel senso sento che c'è il bisogno di mettere un pezzo grande di pietra. Lo metto, lo lascio là, senza incollare, ma semplicemente appoggiato. Poi magari faccio delle foto, c'è una documentazione, lavoro anche col disegno, cioè, e magari per 3, 4, 5 giorni quel pezzettino di pietra rimane là, non fissato, ma comunque là. E poi alla fine cioè, capisco se effettivamente funziona ancora, se in realtà no. Per cui sì, subentra un altro tempo proprio della scelta. In quell'immobilità cioè, tutto apparentemente si raffredda rispetto al teatro o alla performance in cui te sei immediatamente fuori da te, no? Comunque hai a livello energetico hai un'esplosione. Qua è cioè, l'esatto opposto, però ho notato poi cioè, col tempo che sì, si raffredda, si decanta, ma poi ritorna, cioè ci sono dei punti di incontri anche con la performance, per dire, come, non so, come traccia di una presenza, no? Cioè si riesce anche a descrivere attraverso il segno una esplosione cioè, altrettanto energetica, no?